Noi non possiamo non esprimere anche in questa circostanza la nostra preoccupazione, in particolare per una vicenda molto delicata come quella della crisi siriana. È una crisi molto impegnativa e la nostra preoccupazione è forte. Non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione per certe reazioni a quella vicenda molto complessa e delicata che anche alcune forze che hanno prevalso il 4 di marzo nel voto hanno espresso in queste ore. Io voglio dire che se qualcuno intende cambiare il quadro delle alleanze internazionali che l'Italia ha sempre avuto, deve dirlo chiaro e deve dirlo con grande chiarezza, soprattutto agli italiani. Noi rimaniamo saldamente nel quadro delle scelte che l'intera Europa deve compiere anche su questo versante, rimaniamo saldamente nel quadro delle alleanze e della cooperazione internazionale che l'Italia ha sempre confermato nelle sue scelte. E questo è un punto fondamentale che ha a che vedere con la prospettiva del nostro Paese, con la nostra comunità internazionale, con alcuni scenari appunto molto delicati come quelli che stiamo vivendo, leggendo anche in queste ore. Alla luce anche di questi avvenimenti, per noi occorre che le forze che hanno prevalso il 4 di marzo la smettano coi tira e molla che abbiamo vissuto fin qui.